È noto da diversi anni che nei meccanismi eziopatogenetici della sclerosi multipla giocano un ruolo molto importante le alterazioni della conduzione nervosa. Molto più recenti sono invece le conoscenze circa il ruolo delle sinapsi in questi meccanismi. Ne parliamo con il professor Centonze, responsabile dell'unità operativa di sclerosi multipla all'Università Tor Vergata di Roma, che abbiamo incontrato in occasione della 12ª edizione dei Top Seminars, un appuntamento che ogni anno raduna molti dei più importanti esperti italiani in sclerosi multipla e che sono sostenuto da un educational grant di Genzyme. Professore, ci aiuti un po' a capire meglio. Noi sapevamo da tanti anni che diciamo così, essere incriminati erano gli assoni e quindi le alterazioni nella guaina mielinica. Invece, cosa sappiamo adesso? Cosa si è capito meglio circa la sclerosi multipla, la sua insorgenza? Sì, la sclerosi multipla per lungo tempo è stata considerata una malattia che interessava esclusivamente la mielina, dando secondariamente un danno assonale. E, di fatto questo momento patogenetico ha rappresentato per molti anni l'argomento più intenso di studio nei laboratori di ricerca che cercavano di scoprire qualcosa sulla sclerosi multipla e soprattutto come trattarla meglio. Oggi sappiamo che il compartimento somatodendritico dei neuroni e quindi il compartimento dendritico che rappresenta il bersaglio principale degli input sinaptici che i neuroni ricevono nella sostanza grigia è interessato dalla sclerosi multipla in maniera molto precoce, quindi non soltanto come effetto della degenerazione retrograda degli assoni e quindi una degenerazione secondaria alla demielinizzazione e alla patologia assonale, ma i dendriti soffrono in maniera molto molto precoce, contribuendo, secondo i nostri studi, in maniera significativa al danno neurodegenerativo che costituisce un elemento importante della malattia fin dall'inizio. Cosa succede ai dendriti dei pazienti con sclerosi multipla? Molta ricerca in realtà proviene ancora da modelli animali. Sappiamo con certezza che i modelli animali di sclerosi multipla si caratterizzano per una precoce retrazione dell'albero dendritico, quindi dendriti rappresentano appunto il luogo della trasmissione sinaptica, degenera, così che gli alberi dendritici si trovano spogliati di moltissime spine, quindi la connettività globale del cervello dei pazienti di sclerosi multipla è ridotta. È evidente che anche questo secondo meccanismo di danno in corso di sclerosi multipla non è indipendente dall'infiammazione, quindi l'infiammazione che da una parte causa il danno della mielina e il danno assonale, dall'altra è in grado di interagire con i dendriti causandone la degenerazione. E questo ha un effetto poi sulla plasticità del sistema nervoso. In che maniera esattamente? Sì, e questo è ancora un aspetto ancora più recente, e cioè cercare di capire perché i neuroni hanno dei recettori e rispondono in maniera così precisa e rapida ai mediatori dell'infiammazione. Stiamo cercando di comprendere anche l'aspetto positivo dell'interazione tra infiammazione e trasmissione sinaptica e direi che abbiamo identificato nei cosiddetti fenomeni di plasticità sinaptica, che è un termine che fa riferimento al rimaneggiamento funzionale e strutturale della trasmissione sinaptica che avviene in corso di diverse malattie neurodegenerative. Stiamo appunto vedendo quale può essere il ruolo nella sclerosi multipla. I nostri dati sembrano indicare che i fenomeni di riadattamento sinaptico sono importantissimi nel compensare il danno. L'espressione clinica del danno in corso di sclerosi multipla viene notevolmente ridotta se il cervello risparmiato è in grado di riadattarsi, di rimaneggiarsi, è in grado cioè di compensare con un aumento di funzione quella che è una funzione lesa. Senta professore, le cose che ci ha detto sono chiaramente molto interessanti, ma hanno anche poi una ricaduta pratica in termini appunto di terapia. Ancora purtroppo siamo lontani da un ritorno nella clinica di queste informazioni. Di fatto ci sono moltissimi studi e dati che fanno vedere che le sinapsi si beneficiano tantissimo non solo i trattamenti farmacologici che mirano a modulare l'efficienza della trasmissione glutammatergica o quella GABAergica, ma anche alcune procedure come la riabilitazione o l'arricchimento esperienziale
che possiamo considerare di fatto un trattamento efficace nella prevenzione della neurodegenerazione della sclerosi multipla, di fatto interagiscono a livello delle sinapsi. Quindi io credo che le nostre informazioni, quelle che stiamo guadagnando in questi anni sulla trasmissione sinaptica, ci aiuteranno a capire non solo qual è il miglior trattamento farmacologico, ma anche qual è lo stile di vita, intendendo per questo esercizio fisico e dieta o quant'altro, può aiutare i pazienti a stare meglio.